Il 2019 sta terminando veramente, finisce, con lui finiscono tanti eventi belli e brutti, forse più brutti che altro, però c'è da riflettere, bisogna riflettere un po', perché prima di augurare un buon 2020 bisognerebbe riflettere ovviamente su quello che è già passato. E da questo penso che il 2019 ci ha insegnato veramente tantissime cose, tanti pensieri, tante cose anche a livello internazionale che sono avvenute, a livello nazionale, che ci fanno pensare veramente e riflettere. Una volta fatta bene questa riflessione, dobbiamo giungere, almeno io personalmente sono giunto a questo. Invece del tradizionale buon anno, tu mi auguri buon anno, io te lo auguro anche a te, e poi rimaniamo però troppo passivi di fronte agli eventi. Quest'anno invito ad essere propositivi e soprattutto non cadere in certi errori, cioè quando ci troviamo di fronte a un qualcosa che non ci piace, cerchiamo di non farla anche noi agli altri. E qui faccio riferimento anche a tanti ben pensanti che dicono di rispondere alla violenza con l'amore, rispondere alle cose brutte con le cose positive. Quindi insistere su questo, che di riflesso sicuramente un po' di bene ci ritorna anche a noi. Quindi io vi auguro veramente che sappiate riflettere sul 2019, che è appena terminato, sta terminando, e da questo trarre sempre un vantaggio per la collettività e per se stessi per il 2020. Quindi buon anno a tutti, buon festeggiamenti, buon fine e buon principio a tutti quanti. Un salutone da parte mia a San Cebbi, sempre con amicizia e affetto, diciamo, verso tutti quelli che mi conoscono. Belli o brutti che siano, però ci sono, ed io sono contento che ci siano. Amici, non amici, cioè usare la parola nemico proprio mi disturba, perché poi se qualcuno si reputa nemico, insomma, me lo dica, perché almeno fino ad oggi nessuno me l'ha detto, quindi su questo sono veramente contento. Un abbraccio ecumenico a tutti, un salutone da parte mia e buon 2020.